amici bellini, andiamo a rivivere, insomma, no, a rivedere, perché purtroppo non si può fare su YouTube, non ho i diritti, ma che non hai diritto a fare niente, però un po' di pagelle, un po' le parole, un po' le fasi tattiche, stavolta mi interessa di più la cominciamo! Allora, no, è perché poi se si vedono le Antonino Di Giglio, benvenuto, benvenuti a tutti i nuovi iscritti e i nuovissimi che capitano su questo canale perché ancora hanno voglia di godere, scrivono Lazio, Napoli, trovano altri contenuti e viva l'algoritmo, iscrivetevi anche voi che ci divertiamo a fare un po' di analisi, un po' di approfondimento tattico, anche tattico, perché sono intuizioni, non so niente, però mi piace sentire le parole degli allenatori, mi piace riguardare la partita anche al risultato acquisito, e lasciate il like. A quanti like siamo arrivati sul video quello a caldo? Non lo so, ne avevo chiesti 20.000, fatevi i calcoli, arriviamo a 800, 900, 1000. Allora, vorrei soffermarmi meno, vedete, vado direttamente sull'Amrabat tattico. Io non so nemmeno se questo video poi diventa troppo lungo e ci posso mettere la reaction, perché avevo registrato un po' di reaction del primo tempo. Uè, madonna mia, primo minuto. Incredibile, incredibile. Vi devo dire una cosa, poi la rivedremo e mi dite... Kvara, moscio in marcatura, non ci va forte. Sa da ricere, deve marcare. Poi mediani, vabbè, tutto a posto. Però deve marcare. Comunque Zaccagni è zona di Loretto, deve marcare Kvara. Dove stavo molto teso, perché il Napoli subisce subito gol. E le parole di Spalletti, la cosa che voglio sottolineare di Spalletti, non è un pompieraggio quando lui dice che ancora dobbiamo migliorare in alcune fasi della partita, perché adesso c'è l'entusiasmo ed è giustissimo. Però ci sono delle cose che io condivido tantissimo, perché lui parla di momenti di pigrizia, di momenti in cui facciamo l'errore, la continuità di stare nella partita. Nel primo tempo si vede, perché me la sono presa proprio con Kvara, Caratelia, Sofastelia, perché è forte, è fortissimo, è un atleta, c'ha una frequenza di gamba, vedete com'è bello di fare le cose, la frequenza di gamba, no, e di corsa lo permette poi di arrivare all'impatto col pallone con delle fucilate terrificanti, ed è proprio bello da vedere. Però secondo me deve ancora convincersi e capire che certe volte deve andare tosto sugli avversari in fase difensiva, anche quando magari perde palla, che ci sta a perdere palla. A me va bene che tu ci provi a farlo un dribbling in più, perché poi ci dai il beneficio se ti riesce, si risolvono le partite. Se continua anche a inseguire, a fare così, perché è una cosa che sto vedendo fare a Zielinski, e su Zielinski poi magari il voto sarà interessante. Insomma, secondo me Spalletti c'ha ragione, se noi limiamo questi momenti in cui siamo un pochino più pigri, sembriamo che non stiamo proprio dentro la partita come gruppo, poi singolarmente anche, se limiamo queste cose qua ci possiamo togliere delle grandi soddisfazioni, perché è un campionato scarso, e quindi anche se uno vuole considerare i nostri giocatori scarsi, si può arrivare fino in fondo, credetemi. E quindi si comincia con questo gol di Zaccagni, che parte proprio dalla destra della Lazio, quindi dalla zona Kvara. Il cross arriva, Di Lorenzo si fa a bocca, insomma, alla fine di Zaccagni. Il tiro non è nemmeno irresistibile, però è angolato. Qualcuno mi potrà dire se Navas poteva farci qualcosa così, oppure se è incolpevolette. Dopodiché io mi segnalo tre palle di Rui di prima verso Kvara, molto interessanti. Mi segnalo un Kvara moscio, e poi Kvara si intosta e colpisce il primo, quel palo terrificante che fa. Arriva il gol di Kim su cross, su calcio d'angolo di Zielinski, che mette un altro assist nel suo portafoglio. E poi devo andare a faticare, chi ha visto l'altro video se ne sarà accorto. Stamattina, ecco perché vi arriva un po' più tardi, stamattina mi vedo il secondo tempo con tutta calma e leggo un centrocampo dominante, questo centrocampo che vedete qui, e dobbiamo sempre considerare, ragazzi, Zielinski il primo che è libero di fare, di andare, e ho visto anche tentare di riempire l'aria anche senza palla in un paio di occasioni, e fa molto bene. Quindi è sempre così, quando Anguissa, che nel primo tempo anche lui un po' in ciabatte, sale in cattedra e lo cominci a trovare qua, lo trovi qua, lo trovi qua, addirittura andrà lui a fare la sovrapposizione interna
per il cross che poi porterà al gol di Kvara, lo trovi qua, e Lobotka lo asseconda. In certi casi noi avevamo centrocampo così, addirittura verticale, avevamo la padronanza del centrocampo incredibile, e da lì il Napoli crea le sue fortune, perché si muovono benissimo anche Isai Lobotka, e quindi puoi anche metterti a due e non soffri il centrocampo della Lazio, e comunque Milinkovic, Savic, Luis Alberto che poi viene sostituito, eccetera eccetera. Accenno alla questione arbitrale, perché ve lo dico chiaramente, ho rivisto l'azione di Rui, ho rivisto il fatto del gol, perché Sarri si è lamentato con la sua volgarità che lo contraddistingue, si è lamentato molto dell'arbitro eccetera eccetera. Io all'arbitro do 6 e mezzo, non perché ci è andata bene a noi, però vi posso dire che si stava creando una situazione di i giocatori della Lazio erano molto irritati, e ho notato pure che lui ha fatto finta di non vedere certe cose, certe reazioni di Milinkovic Savic, che tant'è vero, ad un certo punto dice proprio lui, dice: scusa, mi sono buttato io qua, stavo quasi simulando distinto proprio per non farsi ammonire di nuovo. Secondo me l'arbitro ha tenuto bene nel momento in cui la Lazio si stava innervosendo, poi pure si è inventato qualche fallo al contrario, Kvara che se ne va, Milinkovic Savic che sviene tentando pure di colpirgli le gambe con la testa, fallo al contrario, vedono cose strane. Però mi segno 6 e mezzo perché è così. Però vi posso dire che sul fallo di Rui, il fallo Rui Lazzari, Lazzari gli va proprio lui addosso, quindi io ve la ribalto proprio. Gli amici laziali potranno mettere non mi piace, non fa niente. Se fossi stato, l'ho detto a un amico mio, a Ricky, e lo dico al Latte Più eccetera eccetera, lo dirò anche a Eagle, se fossi stato tifoso della Lazio, cioè a parti invertite, mi sarei lamentato anche del contatto Lazzari-Mario Rui, non c'è dubbio. E lo dice pure Marelli, e sono d'accordo questa volta con Marelli. Se si fosse fischiato a rigore, nessuno avrebbe potuto niente, perché il contatto eccetera eccetera. Ma vi dico di più, quello lì per me, cerco di estraniarmi e dico Lazzari gli va proprio addosso volontariamente per cercare di essere abbattuto, mentre lui è in vantaggio, sta davanti, quindi è in vantaggio sul pallone, e semplicemente continua la corsa, quindi non quello lì. Però vi posso dire che da tifoso neutrale, la spinta a due mani per liberarsi della marcatura di Luis Alberto, Kim la dà nell'occasione del suo gol, poi Luis Alberto sviene come il cioccolato. Però quella cosa lì, in un'altra occasione, da tifoso neutrale, direi: beh, si poteva fischiare, si poteva annullare il gol di Kim al VAR. Proprio per essere onesti completamente. Poi il Napoli ha dominato e ha strameritato in questo secondo tempo, dove il centrocampo dominante va bene, Meret non esce, in un paio di occasioni lo richiamano sia Rachmani che Kim eccetera eccetera, poi in un'altra uscita va un po' a vuoto e ancora un po' incerto Meret, fa una bella parata su un colpo di testa di Anderson, ma è ancora incerto, mi dispiace, forse l'unico che non prende la sufficienza in una partita fantastica, non me la voglio prendere, però tanto non me la prendo con Meret, me la prendo con Navas, quindi Navas 5 e mezzo, ma i voti poi ci arriviamo. Raspadori, momento tattico, quando entrano Elmas e Raspadori se la vedono loro con i calci piazzati, con gli angoli e le punizioni. Kim bravo a non far fallo, quell'occasione di Milinkovic Savic, Di Lorenzo in crescendo mostruoso nel secondo tempo, molto bravo Rachmani su Immobile nel finalissimo, mette il piede dove lo deve mettere, e anche Politano ha avuto un impatto straordinario dopo l'uscita di Lozano, per infortunio sfortunatissimo Lozano. Allora vediamo un attimo quando entrano, la cosa più interessante da vedere è quando entrano Raspadori ed Elmas, perché proprio così vediamo Raspadori che va in zona Kvara, quindi si tiene sulla sinistra, ed è Elmas che sta più vicino ad Osimhen. Insomma, io qua voglio fare i complimenti a Spalletti per questa decisione. Tu c'hai Elmas che è un tuo pupillo, nel senso che lo hai utilizzato tantissimo e ti ha sempre ripagato mettendosi in tutte le zone del campo. Nell'intervista Elmas, io comunque sono trequartista, in nazionale faccio questo, mi adatto e gioco pure portiere, ma qui mi piace Spalletti che dice: per non devo poi già subito gratificare Raspadori che vuole giocare al centro della linea. Raspadori può giocare anche a sinistra, e gli faccio fare quasi tutto il secondo tempo ad Elmas sotto punta, che tra le linee trovava bene lo spazio per ricevere il pallone, e quindi così, ovviamente sempre con compiti di ripiegamento, ma stava più vicino ad Osimhen. Solo nel finalissimo si alternano, si scambiano, e vediamo Elmas a sinistra e Raspadori un po' più al centro. Ma
questa partita, questa cosa, il passaggio dal 4-3 al 4-2-3-1 si può fare benissimo, non solo quando devi fare un altro gol, ma anche quando devi continuare a tenere il pallino del gioco, anche quando ti devi difendere, quando questi due stanno in questa forma straordinaria, perché Lobotka e Anguissa erano dappertutto e facevano lavoro per 4. Quindi Navas 5 e mezzo, andiamo un attimo ai voti, sennò si fa tardi. Di Lorenzo gli do 7, il crescendo che ha fatto, sì, è colpevole forse anche lui nel gol subito da Zaccagni, ma ha fatto un crescendo straordinario, ha messo più cross nel secondo tempo, quindi beh, meno male che la fascia che pesa, bravo Di Lorenzo. Rachmani 7, bravissimo, e Hakimi gli diamo 7 e mezzo perché va ancora in gol ed è importante. Mario Rui 7, meno appariscente di tutti questi altri nella difesa, però ragazzi, Mario Rui dovrà insegnare il mestiere ad Oliveira. Mi piace che Oliveira entri, mi piace che Mario Rui abbia poi l'alternativa, abbia anche un po' la competizione, dici io c'ho questo qua che è stato comprato eccetera eccetera, quindi devo performare sempre, l'ho visto più voglioso, guardava in avanti per mettere i cross, bene, bene, quando è mentalizzato benissimo. Anguissa 7 più anche per l'assist. A Lobotka do 6 e mezzo, non gli do 7 perché in un paio di volte ha sbucciato un pallone, allora ha fatto un cambio di gioco che ha fatto arrabbiare Spalletti, non siamo abituati, ma come movimenti anche senza palla straordinario. Zielu 7, ditemi quello che volete, ma io l'ho visto proprio rincorrere tutti gli avversari, stare nel vivo del gioco, entrare dentro. A me sta piacendo Zielinski, veramente, che poi molto più libero di trovarsi la posizione e non per forza vicino ad Osi come una seconda punta. Bene anche Politano, a cui do 7. Ad Osi do 6 e mezzo, non gli voglio dare 7 perché devo distinguere con gli altri 7 che sto dando, però l'ho visto molto voglioso, si è liberato bene degli avversari, ad un certo punto un'azione dove se ne è liberati due la tocca con le punte delle dita, le punte delle mani, Provedel, molto molto meglio Osi. E a Kvara diamo 7 e mezzo perché mamma mia, mamma mia, e che meraviglia, se ne è mangiati un paio, dove poteva quell'azione di Politano dove a un certo punto lo mette davanti alla porta, lì poteva tirare di sinistro, e altre cose, quel tiro al volo così che è finito fuori, però ragazzi, questo adesso è in esplosione totale, e Spalletti soffre le domande della Giorgiana, le danno proprio fastidio, e speriamo che non si crei nessun problema, ma guarda, per l'età che ha, che poi lo paragoni alle agli altri giocatori che hanno la sua età, no? Raspadori, Elmas, Gaetano, Zerbin, che bene o male siamo in quel ballpark, e guarda, è di un altro pianeta proprio fisicamente, come mentalità, come tentativo poi di sfondare la porta e di sfondare gli avversari anche coi dribbling. Quindi così, Ndombele gli devo dare 4 per come lui entra e stop ripeto e pallone buttato, non glielo voglio dare, però 5 glielo do perché non è pensabile come concetto che tu entri e pensi di fare questa cosa, che non, cioè, se stai solo tu dobbiamo mantenere il pallone, questo pallone buttato non esiste proprio. Quindi tirata di orecchie Ndombele ancora una volta, lo aspettiamo. Oliveira non si vede, Lozano molto sfortunato, a cui facciamo gli auguri. Signori, sicuramente mi sono scordato qualcosa, Sarri l'ho detto, Spalletti più o meno l'ho detto, l'arbitro l'ho detto, le pagelle le abbiamo fatte, la reaction non lo so, che bello aver risposto poi alle problematiche di del Lecce, ci siamo messi lì, un Napoli convincente, un Napoli che ha fatto un secondo tempo veramente di grande livello, anche il finale del primo, però è il secondo tempo che adesso tengo fresco nella memoria e ci piace proprio, se il Napoli si comporta così, a soddisfazione, e quindi così. Però Spalletti è molto sul pezzo in questo momento, sta gridando tantissimo, Gattuso grida in testa, dà fastidio ai giocatori. Spalletti uguale, italiano uguale, De Zerbi non lo so, ma insomma tutti gli allenatori a un certo punto devono gridare se vedono i giocatori che non fanno quello che si è stato preparato in allenamento da New York. Valerio Fluido è tutto, e poi ne parliamo con calma, io non ho potuto fare la live, il che fare, ma capirete, no? Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @valeriofluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Vieni più, dai, basta, sei cringe. Quante cose?